Tenerife è la più grande con 2034 km quadrati. L'isola Tenerife è un'isola triangolare, quindi abbiamo tre coste. Abbiamo lasciato adesso la costa del turismo, la costa di 25 km dal Cristiano Gigantes. Abbiamo la costa del sud-est, la costa del vento, dalla capitale fino all'aeroporto. E c'è una piccola differenza tra il nord e il sud, perché nel mezzo di questa isola abbiamo una catena di montagne con il Teide, il Teno e la Naga, che fermano gran parte dell'anno nelle nuvole a parte nord. Per questo il nord sarà molto più coltivato e umido, però nel sud prevalentemente sole. Vedete, qui c'è una cosa che piace ai francesi e agli italiani: qui abbiamo i funghi tutto l'anno, non vi dico dove perché altrimenti... Vedete il Teide, che adesso fa 3715 metri, ha perso 3. Trovo sempre a Tenerife. Oggi sono a 2200 metri, praticamente vedete quella la montagna là in fondo, è il vulcano, si chiama Pico Viejo, è il vulcano più piccolo vicino al Teide, che poi andiamo, e qui c'è tutta lava, come vedete c'è tutta lava. I posti sono stupendi, perché in Italia almeno io non ho visto ancora delle cose così, ma vi invito sempre a seguire il mio viaggio, il viaggio che sto facendo, perché vedrete delle cose molto interessanti, come anche il Pico Viejo. Questa è una zona che è piena di serpenti, piena, e ci sono un po' più giù, ci sono dei sentieri da seguire se uno vuole andare a camminare, ma non si fa senza guida perché ci si può perdere. La scorsa settimana si sono perse 29 persone, quindi meglio stare qui nel parcheggio. Dovete sapere che la strada per salire sul Teide è perfettamente liscia, non ci sono buchi, è una cosa che io non ho mai visto. Pensate che fanno le gare, le prove della Formula 1, e anche gli ciclisti del campionato mondiale vengono qui ad allenarsi. Con la lava naturalmente c'è il business, perché fanno gioielli, fanno bigiotteria, collane, bracciali, orecchini, anelli e anche souvenir. Io ho comprato 3 bracciali molto carini, devo dire che mi piacciono veramente molto. Ora ci avviamo verso Masta, è una cittadina con 88 abitanti, cittadina, è un paesotto con 4 case, però per arrivarci c'è una strada stretta, tortuosa, molto difficile da percorrere, ma vi assicuro con paesaggi da lasciare a bocca aperta. Pensate che in questi luoghi hanno girato il film Il pianeta delle scimmie e tanti altri film. Oh mio Dio, adesso? Ma siamo arrivati? No? Avete scelto voi l'autobus, Che cazzo, se voi allora? Il bus, you choose the bus and good luck. Oh, wow. J'espère qu'il fera un tiempo, parce que cette camion ici... Guarda la rucchia, vedi la strada? Dio mio! No! Le gorge di Verwe, le gorge della falaise. No, ti prego.
Oh mio mio. Ma quant'è? Ma quanto lunga è? Oh madonna santa, me la deve essere. Guardate bene se qualcosa arriva su. No, Dio. Oh, la. Approfittare una vista unica, un paesaggio unico. Ve lo ricorderete tutta la vita. Sì, questo sì, eh. You will remember all your life. Usare fusionir de sette sound. Cosa sei? Ma secondo me scende fino laggiù? E la vista tira dal baranco. Mamma mia! Oh la la. Oh la la, oh la la. Sì, e sì, a Masca, tout le monde vient ici parce qu'il y a un sentier qui descend à la plage. Il faut 3 heures descendre et 4 heures pour monter parce que c'est fermé maintenant. Et Masca, il y a 40 habitants maintenant, 40-45. Sì, in Masca ci abitano 45 persone più o meno adesso. E ci sono pochi bar aperti. C'è un sentiero che scende al mare, però è chiuso, cioè si può scendere però non c'è la barca più. E quindi dovete tornare indietro, è un casino, sono 7 ore minimo di cammino. You have a footpath down if you want to walk down to Masca, you reach the bottom. Ecco qui, abbiamo incrociato un altro pullman, quindi abbiamo dovuto fermarci in una piccola piazzola lì vicino. Siamo stati fortunati che abbiamo trovato la piazzola e abbiamo fatto salire questi due pullman. Guardate come fanno i tornanti, è da incubo. La strada è tutta così per 50 km, quindi abbiamo fatto 50 km di tornanti in questo modo con il burrone sotto. Guardate le macchine che salgono. Devo fare l'autista qui. Masca, grande città di Masca, big city, la gran ville di Masca. È tutto qua? Tre case? Sì, tutto è stato bruciato qui. Abbiamo tutte le palme nere. Sì, all destroyed by the fire. Me voy a tocar este botón para que Peter se largue.